Un colpo di coda all'ultimo momento, così definisce lo stato degli accordi fra contadini e aziende del territorio di San Ferdinando di Puglia il responsabile cittadino di Forza Nuova Mattia Calorio. Il movimento politico, lo ricordiamo, lo scorso 1 settembre col sindacato Sinlai ha indetto uno sciopero generale dei lavoratori sanferdinandesi del settore ortofrutticolo a motivo di una paga che non corrispondeva a quanto effettivamente veniva dichiarato in busta paga sulla base delle ore di lavoro svolte. Ad oggi pare che il traguardo di almeno 50 euro alla giornata non sia ancora stato raggiunto. Le aziende erano divise in due parti, insomma, chi aveva accettato l'accordo per 6 ore 50 euro e chi per 6 ore 48 euro. E gli operai hanno deciso che anche senza uno sciopero autorizzato di non presentarsi come uomini liberi, insomma, di non andare a lavorare e di mettere le loro, diciamo, condizioni alle aziende che a quanto pare voci di corridoio dicono che abbiano accettato 6 ore 50 euro. Però in ogni caso attendiamo la risposta del tavolo del lavoro che si farà in comune indetto dal sindaco Salvatore Puttilli con i sindacati e le aziende ortofrutticole. Il sindacato Sinlai non ci sta e ha promesso che se non si dovesse giungere a una soluzione per gli operatori del settore, partirebbe un nuovo stato di agitazione con tanto di manifestazioni davanti alla sede della Regione Puglia e alla Prefettura. Tengo a precisare che qualora non fossero confermati gli accordi che sono stati presi il 1 settembre, il Sindaco, così come Forza Nuova, è pronta a riprogrammare lo stato d'agitazione, a riproporre uno sciopero e addirittura, se fosse necessario, a manifestare davanti alla Regione Puglia e alla Prefettura, perché noi abbiamo dato la nostra disponibilità ai lavoratori di San Ferdinando di Puglia, la confermiamo qui oggi con la nostra presenza e faremo di tutto e staremo al loro fianco fin quando questa battaglia non sarà completamente vinta. Sulla condizione dei lavoratori del settore ortofrutticolo di San Ferdinando si è espresso anche il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore, in visita nella cittadina Fantina per dimostrare la sua vicinanza ai contadini e ai delegati locali del movimento. Questa lotta che noi riteniamo sacrosanta ci deve tenere impegnati proprio perché i sindacati e i vecchi partiti sono totalmente assenti, sembrano non interessati, come se fosse un popolo fantasma, quello dei tantissimi, delle migliaia di persone che vanno la mattina a lavorare prestissimo per poi dare un servizio importante alla nostra nazione.